barriere architettoniche, e ci sono diverse ancora criticità sul territorio, vediamo di capirle meglio insieme alla dottoressa Palmina Fraschilla, che è la garante per la disabilità, e al consigliere comunale Riccardo Castro, che più volte si è interessato e continua a interessarsi su questa vicenda. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, o meglio dire l'eliminazione delle barriere architettoniche, io e il dottor Castro da un po' di tempo ci siamo impegnati affinché vengano appunto eliminate tutte quelle barriere che non permettono l'accesso alle persone con disabilità sui marciapiedi, nelle strade, e abbiamo affrontato anche il discorso Piazza Santa Chiara. In data 21/10, quindi 21 ottobre, ci siamo recati per un sopralluogo, io insieme al dottore, e lì sono state evidenziate delle criticità o barriere dovute alla presenza di paletti che impediscono alle persone con disabilità, e quindi sulla sedia a rotelle, di potersi muovere, di fruire della piazza senza alcun problema. Lo stesso giorno, ovvero nel pomeriggio del 21, io mi sono incontrata con parte dell'amministrazione e ho avuto, diciamo, modo di poter parlare e confrontarmi con il dottor Ardita, che è l'assessore ai lavori pubblici, il quale mi ha detto che si sta provvedendo alla riqualificazione della piazza Santa Chiara e che grazie ad un progetto che verrà portato a termine in tempi brevi verrà realizzata una rampa d'accesso dal lato di via Felice Paradiso, ed ancora verranno realizzati due ingressi per disabili, uno dal lato Paradiso e l'altro dal lato via Kennedy. E queste sono, diciamo, le informazioni che lei ha raccolto, però siamo interessati a capire in questo caso dalla politica quali sono poi i tempi di realizzazione, perché il problema della città sembrano essere i tempi. E con la dottoressa Fraschilla effettivamente c'è stato questo lavoro condiviso già da parecchio tempo, con lettere, istanze, richieste varie. Devo dire che l'amministrazione in tal senso è, come diceva la dottoressa Fraschilla, oltre l'assessore Ardita, anche il sindaco Roberto Barbagallo più volte mi ha manifestato sensibilità in tal senso, e devo dire che con lo stesso abbiamo ragionato sui tempi, sulla tempistica per la realizzazione di quelle che dovrebbero essere finalmente, soprattutto in alcuni luoghi come Piazza Santa Chiara in particolare, dei modelli di facile accessibilità soprattutto a chi ha problematiche appunto di disabilità. E in tal senso ritengo che, appunto, sempre da confronti con il sindaco e con l'amministrazione, che i tempi dovrebbero essere brevissimi, perché appunto Piazza Santa Chiara ormai è un'area, un sito diciamo attenzionato in maniera particolare dall'amministrazione, quindi dovrebbero essere tempi brevissimi per poter appunto concedere questo sito, quest'area accessibile a tutti. Ancora per quanto riguarda le barriere architettoniche, è importante ricordare che il mese scorso, in presenza del sindaco Roberto Barbagallo, sono stati tolti dei paletti in via Marchese di San Giuliano. Ovviamente non basta togliere qualche paletto per poter dire che abbiamo reso quella via accessibile, perché affinché una via e un marciapiede possa essere accessibile è necessario costruire quelle rampe d'accesso, quindi che diano appunto la possibilità di poter fruire del marciapiede stesso, e inoltre vanno tolti tutti quei paletti e tutte quelle diciamo quei pali della segnaletica stradale che impediscono appunto l'accesso alle persone con disabilità, usufruendo invece dei cosiddetti paletti a baionetta. Ulteriore criticità, consigliere Castro, li troviamo addirittura al Palazzo di Città, dove dovrebbe essere, diciamo, un luogo assolutamente aperto a tutti. Certamente, certamente, noi infatti abbiamo presentato in tal senso una richiesta molto chiara, dove chiediamo di realizzare dal lato via Lancaster insieme alla dottoressa Fraschilla una rampa di accesso per usufruire appunto del Palazzo di Città, che è il cuore poi della cittadinanza, con anche un citofono per ipovedenti, e nello stesso tempo abbiamo più volte, e stavolta messo anche per iscritto, richiesto la possibilità
possibilità di far usufruire la cittadinanza e non solo chi vuole usufruire, scusate il gioco di parole, del museo delle uniformi storiche attraverso diciamo, un modo diciamo, che può essere uno scoiattolo montascale che permette appunto a chi è disabile di poter accedere ad un luogo molto bello, qual è appunto il museo.